con il numero 13, Maurizio Giacomelli con il numero 582, Giuseppe Castelli con il numero 11, Ivano Mattalini con il numero 21, Giuseppe Di Pace. Poi abbiamo ancora con il numero 2 Giorgio Grasso, con il numero 10 Edoardo Zucca, con il numero 61 Riccardo Terranova. Una di queste moto tutte intorno alla fine degli anni 70, inizi anni 80. Quindi sfila la bandiera verde, si alza il cartello, un minuto al via! Numero 3 Brissoni, numero 2 Giorgio Grasso, 6 Alessandro Travelli, da tenere d'occhio. Thank you.
fido di voi. Adesso vediamo chi è il è Alessandro Botturi, no? Fido di voi. Io ho visto tagliare il traguardo Tramelli che scuoteva la testa, quindi potrebbe essere l'indizio sulla vittoria di Brissoni. Adesso attendiamo comunque il verdetto da parte dei cronometristi, perché noi abbiamo perso il passo ancora una volta. Penso. Stasera siamo su un altro pianeta, Francesco, stanno tutti male giustamente. Siamo sicuri, tutto ok? Sì, tutto ok.